signori Carlo Verdone. È stata la comicità prorompente di un maestro del cinema italiano, Carlo Verdone, a chiudere la 12ª edizione dell'Ariano International Film Festival. Il regista, sceneggiatore e attore romano ha sfilato sul red carpet insieme ad altri volti del grande e piccolo schermo. Da Pia Lanciotti, Ieva Sai e Lia Carfora, direttamente da Mare Fuori, fino ad Aras Senol, da Terra Amara. Ma sul tappeto rosso anche Andrea Montovoli, Piero Cardano e Carmine Buschini. Non aspetto questo perché ancora non possono crederci, perché quando momento io sono in Italia ho visto il pubblico, piace Terra Amara tanto, anche piace a me, anche il mio collega. Secondo me questo success è causa di storia, una forte storia Terra Amara, ma felice, non lo so, felice, contento, scusa per il mio italiano. Non mi piace stare con le persone e mi fa anche un certo che, perché per le difficoltà che ho vissuto nella mia vita e poi tanta fortuna e tanta bellezza che sto vivendo adesso, vedere che spesso magari dei ragazzi giovani, anche i miei coetanei, mi considerano un punto di riferimento, sono grato, capito? Mi sorprendo anche io, quindi se posso per me con delle cose piccole, un sorriso, una stretta di mano, una chiacchierata, rendere felice o comunque alleggerire una giornata a qualcuno, siccome fa felice anche a me, glielo faccio molto volentieri. Tantissimi fan che sono arrivati in Villa Comunale per strappare un selfie e un saluto ai loro beniamini. A condurre la serata, come sempre, Franco Oppini e Emanuela Titocchia. Carlo Verdone! Carlo Verdone! Prendi consapevolezza di avere un talento, e questo me lo fece capire soprattutto mia madre, che mi diede un calcio nel sedere prima di andare a fare la prima al Teatro Alberichino, perché ebbi un attacco di panico, era il mio primo spettacolo nel 77. E la prima cosa è quella di, sì, talento c'è, però devi avere anche un po' di paura, di timore. È giusto sentirsi all'inizio inadeguati. Questo senso di inadeguatezza ti accompagnerà per molto tempo, sì. Perché non è che tu vai là, dici tanto stasera li conquisto tutti, non funziona così. No, non passa mai. Ma no. La vita da Carlo si chiude con queste 4 stagioni che ho fatto. E tu ti racconti? Direi che c'è una buona parte di me. Ora, chiaramente, no, molto è romanzato, mi sembra, sì, evidente, però c'è molto di me. C'è molto di me nelle emozioni, c'è molto di me nelle reazioni, c'è molto di me nella malinconia, nella del comico, classica del comico. Viva il lupo! Grande Carlo! Grazie sindaco, grazie Enrico. Ve lo dedico con tutto il cuore, veramente. Grazie di cuore, veramente. Una serata che ha visto trionfare il film Girasoli nella sezione Best Future Film. Il premio della stampa invece è andato a Global Harmony, quello per il miglior cortometraggio a The One Note Man, miglior film di animazione a The Song of Flying Leaves, mentre il miglior documentario è andato a Madagascar Music. E la giornata conclusiva del festival è stata inaugurata in mattinata da Massimiliano Canè, giornalista Rai, autore e curatore della popolare trasmissione Teche Teche Te, al quale è stato affidato il workshop 70 anni di Rai, un viaggio attraverso la storia della televisione italiana.